che oggi. Buongiorno a tutti. Buongiorno. Metti che oggi sia la festa del papà e che cominciamo con un grande applauso per tutti coloro che lo sono. Grandi papi! Ciao papi di tutto il mondo. Quanti papà ci sono in sala? Sulle mani? Ok. Quanti desiderano diventare padre? Sulle mani? Bene, allora una domanda più tecnica. Quanti non sanno come si diventa padri? La cosa è semplice, vi svelo un trucco. In realtà per diventare padri le cose, il protocollo prevede che dobbiamo avere una ragazza, mettiamola così, una ragazza, una bottiglia di vino e magari un bel caminetto. Insomma, in realtà per diventare padri serve qualcosa di più semplice. Serve un seme, giusto? Ma prima ancora forse serve un'idea, che in fin dei conti è poi la stessa cosa. Poi serve un terreno fertile dove piantare quest'idea, mettergli un po' di acqua e tanto amore, e voilà, ecco la vita. Oggi siamo qui per parlare di vita, di idea, di talento e di innovazione. Come ogni anno c'è la Bruno Kessler Lecture. L'anno scorso, vai viene, normale? Va? Mi sentite? Scusate, sento l'audio che va e viene. Dicevo che l'anno scorso abbiamo avuto un grande ospite, abbiamo avuto Piero Angela, il grande Gandalf. Quest'anno però abbiamo deciso di andare verso una direzione un po' più green, considerato l'argomento scottante dell'ambiente, il clima si sta facendo tremendo, quindi abbiamo deciso di invitare un giardiniere, un giovane giardiniere di talento, che lui si chiama Davide Dattoli, lo sapete perché siete qui per lui. E dicono che sia uno degli influencer under 30 più influenti, scusate il gioco di parole, europei. Ma perché abbiamo chiamato Davide Dattoli? Perché quest'anno la Fondazione Bruno Kessler ha deciso di puntare sui giovani, già lo fa da tempo, da sempre in realtà, però quest'anno il motto è imparare ad imparare. Imparare, dimenticarsi delle cose, ricominciare. Lo sta facendo attraverso tante azioni. Una di queste è Costruire il futuro, un format ideato da Piero Angela e sostenuto da Fondazione e dall'Università di Trento, dove incontriamo i talenti di oggi che ci spiegano come potrà diventare il talento, il futuro dei talenti. Poi altre situazioni, progetti di gamification fatti con gli studenti per migliorare l'ambiente. Poi ancora progetti di tecnologia al sostegno ancora ambientale, formazione. Insomma, siamo convinti che Davide sia veramente l'ospite giusto. E siccome anche noi in Trentino abbiamo un sacco di giardini e di garden, voglio invitare qui sul palco il pollice verde numero uno, perché in realtà è anche il mio padre un po' virtuale. Vorrei un grande applauso per Francesco Profumo, presidente della Fondazione Bruno Kessler. Fatto un'entrata come al solito, alla grande, poi questa qua con i papi è mica da poco. Ma già c'ho anche culo, perché dietro, capita che ti stai sempre preparando, dicevo, ma cosa fa là? Ho pensato, ma possiamo parlare di garden, di seme, della festa del papà? È tutto perfetto. Certo, ma quindi tutto parte un po' dall'agricoltura, perché questo, secondo me, sì, alla fine. Ma lo sapete che nel 1962 in questo territorio c'era un signore che si chiamava Bruno Kessler, e la fondazione oggi è intitolata a lui. E lui credo che disse una di quelle cose che veramente hanno segnato. Disse: il Trentino era povero, abbastanza povero, durante la guerra, nel post dopo guerra aveva cominciato a riprendersi, soprattutto con le mele. E quindi ecco i semi, ecco. E disse una cosa, disse: ma il Trentino non può crescere di sole mele. Le mele sì, sono importanti, però non può. Dobbiamo investire in che cosa? In istruzione, ricerca, innovazione e internazionalizzazione. Cioè dobbiamo costruire un nuovo percorso che parta proprio dai semi, e i semi sono i giovani. Allora vedi come non ci eravamo preparati. Se io ti avessi raccontato tutto, avremmo già finito parte del nostro. Ci piace così. Ci piace così. E quindi io sono molto, molto correlato a quello che tu dici, ma voglio dire qualche cosa in più su questo tema, che ogni anno la Bruno Kessler Lecture per noi è un momento importante. È molto importante perché
intanto ci ricorda il nostro fondatore, e questo è un tema a cui noi teniamo tanto, ma soprattutto perché abbiamo avviato questa tradizione che, invitando una persona che in fondo è all'interno di quella che è la priorità dell'anno, non so, 2 anni fa avevamo religione e innovazione ed è venuto un professore che aveva questo tipo di competenza. L'anno scorso intelligenza artificiale, e di questo ci ha parlato, lo ricordi, Piero Angela. Quest'anno l'abbiamo fatto e siamo anche un po' fortunati, no? Abbiamo pensato che questo dovesse essere l'anno dei giovani. Il nostro paese è un paese che ha il problema dei giovani, ne ha pochi, li cura poco, sembra che spesso se ne dimentichi e poi ne piange, dice ah però qua. Allora io credo che le istituzioni come l'Università di Trento e la Fondazione Bruno Kessler, anche per quell'incipit che ci è stato dato da Bruno Kessler tanti anni fa, debbano perseguire in questa linea. E allora io, che conosco Davide Dattoli da un po' di anni, ho pensato che lui fosse... Si traveste da giovane in realtà a 120 anni per l'esperienza che porta... ha cercato di accelerare. 28 anni tra l'altro, 28 anni da... Attenzione, qui c'è anche un'altra coincidenza. Quest'anno sono 28 anni che è mancato Bruno Kessler. Di questo naturalmente noi lo ricordiamo con grande affetto, però ci manca, perché ci mancano quelle persone visionarie che... E Davide ha 28 anni, sembra quasi che ci sia questo ponte tra quelle sue parole e quel seme che poi ha generato una persona come lui. E quindi, poi, perché siamo arrivati a lui? Come dicevo, io lo conosco, capite che il sistema delle relazioni poi sta alla base di tutto. Ragazzi miei, ricordatevi queste mie parole. Le relazioni sono alla base di tutto, quindi coltivatele, dedicate tempo a parlare con le persone, comunicate con loro solo via etere, ma cercate di guardarle negli occhi, scusi, di parlargli, ecco. E poi, attenzione, questo tema che lui sapete, facciamo abbastanza cose insieme, quindi abbiamo una certa sintonia. Questo tema dell'insegnare ad imparare o di imparare ad imparare è un tema sul quale noi ci abbiamo molto lavorato. Fondamentalmente perché? Se voi prendete la mia generazione, ha avuto un modello di vita industriale. Noi siamo andati a scuola per 18 anni, per arrivare alla laurea, poi abbiamo lavorato per molti anni, e poi c'è la fase della quiescenza. Quindi, se volete, un po' come una fabbrica che ha delle fasi diverse per arrivare al prodotto finito. Ebbene, il futuro vostro sarà diverso. Intanto, nel nostro caso, la permanenza in un luogo di lavoro era molto lunga, in molti casi per tutta la vita, certamente superiore ai 30 anni. Ecco, voi, la vostra generazione, sarà tra 4 e 5 anni. Nello stesso tempo c'è questa grande accelerazione sul fatto che la conoscenza invecchia. E allora il modello dell'educazione non sarà più un modello industriale, così a sezione, ma un modello per tutta la vita. Nel senso che ci sarà una prima fase in cui si dovrà imparare ad imparare, ed ecco il ruolo delle università, delle scuole, questo è fondamentale, lì bisogna imparare questo. E poi si tornerà più volte a scuola, perché bisognerà riqualificarsi, rimparare, rigenerare. Ecco, questo è un po' il modello della vostra vita. Quindi cercate di impegnarvi. Guardate, il più grande investimento che voi potete fare per voi stessi è studiare. Lo studio sembra un qualche cosa lontano, che poi forse porterà dei risultati. In fondo anche la politica non capisce bene queste cose. È un qualche cosa che dà dei risultati troppo sul lungo termine. La politica ha bisogno di avere dei risultati elettorali tra 3 anni, 4 anni, 5 anni, e questa è la difficoltà per i paesi di investire in queste cose. Un'ultima parola. Con Talent Garden, quindi con Davide Dattoli, la Fondazione Bruno Kessler ha una specie di filo rosso di connessione, nel senso che la Fondazione si occupa di generare conoscenza attraverso la ricerca, e tutto quello che sta facendo
Davide, naturalmente con tutte le sue persone, con tutti i suoi centri, ne ha 23, adesso lui poi ce lo racconterà, in tutto il mondo, invece è utilizzare quella conoscenza che si chiama portarla a diventare innovazione per creare posti di lavoro, per creare una vita migliore, per creare delle opportunità che io mi auguro che siano per tutti voi. Ecco, lui non è una persona che va a cercare un lavoro per se stesso, ma che lo crea per gli altri. Grazie molto e buona giornata, buon lavoro. E a questo punto make a big noise per Davide Dattoli. Io proverò un pochino a raccontarvi quello che è stato il nostro percorso, il mio percorso e quelle che sono state anche un po' 5 lezioni che durante questo percorso, durante la nostra storia abbiamo un po' imparato, no? I 5 consigli che guardandosi dall'altra parte dici mi sarebbe piaciuto mi avessero dato. Il tema vero è che l'anno che per molti di voi avverrà tra poco o è appena avvenuto per alcuni altri di voi, è stato il mio anno, il 2008, è stato l'anno in cui io stavo finendo le superiori e dovevo entrare nel mercato del lavoro. Questo è un anno un po' particolare, perché se voi lo chiedete alla prima linea, giusto per fare un minimo di cosa, la prima linea vi dirà che è stato l'anno della crisi, è stato l'anno dove tutto ha cominciato ad andare male. Quando i vostri genitori delle volte vi diranno, sì, ma c'è la crisi, ma non è facile trovare lavoro, questo è stato l'anno più difficile. Io era l'anno in cui stavo entrando nel mercato del lavoro, dove stavo semplicemente all'inizio del capire ma cosa vorrò fare in futuro. E quindi è un anno un pochino particolare, ma è un anno altrettanto particolare perché nello stesso anno sono accadute due cose che oggi sono già vecchie. Un signore ha inventato e ci ha messo nelle nostre tasche un dispositivo che ci connette con il mondo. Fino a quell'anno il cellulare era una cosa che serviva solo per chiamare. Detta oggi e detta voi sembra una cosa di un'altra epoca, ma nella realtà fino al 2008 tu avevi in tasca un oggetto che ti permetteva soltanto di chiamare e soltanto col telefono, neanche con altre applicazioni, perché le applicazioni non esistevano. E nella stessa cosa un altro signore ha portato in Italia Facebook, che oggi è una cosa che la maggior parte di voi non utilizzano neanche più, ma che ha totalmente cambiato come le persone interagiscono tra di loro. E ha per la prima volta, soprattutto il 2008, trasformato il digitale in una cosa che non era più semplicemente online, staccata dal mondo, ma ha portato il digitale nel mondo fisico, ha creato il concetto di sharing economy. In quell'anno sono nate due cose come Airbnb, e quindi la possibilità dell'avere, andare in giro per il mondo e stare in un posto condiviso, una casa condivisa e non avere semplicemente l'hotel, ma anche quel digitale che ti permetteva di chiamare un'auto, e così centinaia di migliaia di servizi che sopra quel primo digitale che diventava fisico si sono costruiti. Ma ancora, se voi chiedete ai vostri genitori, il 2008 è stato l'anno della crisi, l'anno dove tutto ha cominciato ad andare male, dove le aziende hanno cominciato a non assumere più, dove la crisi economica ha cambiato le nostre vite. Ecco, allora il tema è sì, il 2008 è stato quest'anno e purtroppo, vi do una notizia, è molto probabile che tra il 2019 e il 2020 rientreremo in un'altra crisi economica, quindi quello che per me, un po' più anziano di voi, è stato il 2008, molto probabilmente per voi sarà il 2019-2020, e non è per tirarvela, ma perché purtroppo l'economia è un pochino ciclica. Semplicemente il tema che sì, l'economia è ciclica, ma in realtà il tema vero è che dal 2008 la tecnologia ha totalmente accelerato le nostre vite. La tecnologia si è inserita in qualsiasi processo, in qualsiasi modello di business, in qualsiasi attività che noi oggi come cittadini, come individui, come clienti, come target di un'azienda andiamo a fare. E ha cambiato totalmente le nostre vite. Vi faccio l'esempio del cosa noi abbiamo percepito. Quando ero lì all'inizio del mercato del lavoro ho cominciato a vedere una serie di distacchi, no? Il mercato degli immobili, okay, degli spazi, che siano case, uffici. Oggi in Italia ci sono più di 6 milioni di spazi vuoti. Probabilmente vi è capitato, soprattutto appena andate fuori da un centro storico, di vedere affittasi, vendasi ovunque. Dall'altra, il mercato del co-working, cioè del prendere uno spazio e gestirlo in modo diverso, perché le persone non vogliono più semplicemente affittarsi uno spazio con un contratto molto lungo, ma vogliono gestirlo in modo diverso, cresce mese su mese dell'88%.
Oggi calcolate che tutte le statistiche danno che il coworking a livello mondiale è quasi l'1% del mercato degli spazi di lavoro e tutte le statistiche danno che diventerà più del 30% nei prossimi 10 anni. Vuol dire che noi stiamo cambiando come oggi una persona, dove oggi una persona lavora. E la stessa cosa è che questo dato oggi è leggermente più basso, non è il 40%, siamo intorno al 30%, ma purtroppo abbiamo una disoccupazione giovanile, soprattutto giovanile in Italia, devastante, un livello elevatissimo, ma dall'altro il mercato del lavoro solo negli Stati Uniti ha più di 60 milioni di persone che saranno liberi professionisti, che saranno imprenditori di se stesse. Allora il tema vero è che c'è uno scollamento totale, un cambiamento totale del mondo intorno a noi. E questo lo guardiamo, se lo guardiamo anche su numeri universitari, sul numero di che cosa oggi formarsi. Calcolate che ogni anno in Italia formiamo circa 13.000 studenti in giurisprudenza. Non esiste, non ho trovato il dato del tutta ingegneria informatica a livello italiano e voi state in un'eccellenza, state in un luogo dove questo già è molto meno bilanciato, ma se la guardiamo a livello di paese, ci sono 200 studenti che fanno ogni anno il Politecnico di Milano in ingegneria informatica. Allora il tema è, non è che tutti dobbiamo diventare ingegneri informatici, Dio ce ne liberi forse, ma il tema vero è che dobbiamo capire che il mercato si sta modificando e che in Italia il 75% di chi si forma oggi in giurisprudenza, se la guardiamo a livello Italia, non trova lavoro. Allora il tema non è che quando ogni tanto si dice no, non bisogna più fare l'università alto, il tema è sì, bisogna farla, ma bisogna farla capendo, guardando su cosa formarsi. E la prima lezione che ho imparato è che spesso, soprattutto le persone con qualche anno più di noi, i nostri genitori, le persone intorno, provano a dirci di fare quello che avrebbero voluto che loro facessero e provano a nascondere il problema vero, provano a dire che c'è una crisi, che c'è qualcosa che si sta modificando, no? Dicendo vabbè, ma c'è una crisi, non ti preoccupare, torna tutto come prima. Il vero tema è che purtroppo la tecnologia ha cambiato le nostre vite, ma non come settore industriale separato, ma come tutte le nostre vite. Allora il tema vero è come noi, come individui, possiamo essere pronti a questo e spesso dobbiamo sì ascoltare i consigli di chi ha qualche anno in più di noi, ma poi pensare in modo diverso, perché ciò che era vero 20 anni fa, purtroppo oggi non l'è più. La vera sfida oggi è capire cosa succederà domani. E oggi quello che noi abbiamo fatto e che oggi provo a raccontarvi era già di troppi anni fa. Allora il tema vero è che oggi ci sono tecnologie come la voce. Oggi noi utilizziamo ancora uno schermo dove digitiamo dei tasti, ma nei prossimi 5 anni davvero ci sarà bisogno di interagire con un computer semplicemente scrivendoci, quando già oggi mandiamo più messaggi vocali che quello che scriviamo? Forse addirittura non servirà neanche più tener premuto per inviare un messaggio, ma basterà parlare in modo un po' più intelligente di quello che oggi fa un Siri, a un device che ci comincerà a interagire con noi. L'enorme quantità di dati che noi oggi stiamo raccogliendo su ogni cosa, inserita e sommata all'intelligenza artificiale, ci dà la possibilità di prevedere qualsiasi cosa che mai prima si era riuscito a fare. Cosa queste due cose, ce ne sono centinaia di altri esempi, porteranno nel nostro futuro? Lì si creano le opportunità, lì si creeranno nuovi posti di lavoro, lì si creeranno ciò che noi dobbiamo pensare di fare in futuro. Ed è difficile, nessuno ce lo dice, perché se qualcuno lo sta già facendo, probabilmente era troppo facile, era già qualcosa di vecchio. E allora, vi raccontavo, era il 2008, vedevamo questa tecnologia che stava arrivando e quindi con alcuni amici abbiamo fondato questa società che si chiamava Viral Farm. Perché? Perché nasceva il mondo dei social media, nasceva il mondo del mobile, abbiamo detto proviamo a mettere insieme queste due cose. Eravamo di Brescia, l'accento forse un po' l'avete riconosciuto, non ho ancora detto pota, ma non vi preoccupate che tra poco potrei dirlo. E il tema vero è abbiamo provato a costruire una società. È partita da una passione, no? Cioè ci piaceva l'idea del comunicare, del capire come la tecnologia cambiasse le aziende. Abbiamo cominciato a farlo sulle aziende intorno a noi, gli amici degli amici, poi pian pianino è diventata una piccola società che ha costruito, è diventata una decina di dipendenti e costruivamo e sviluppavamo applicazioni per smartphone e attività sui social media per aziende. E abbiamo capito che in realtà non eravamo da soli. Oggi le startup in Italia sono ormai quasi 10.000, solo qua sono più di 170.
Ma ce ne sono molte di più, queste sono quelle dell'elenco, diciamo, ufficiale del Ministero dello Sviluppo Economico. In realtà probabilmente sono più del doppio, almeno guardando cosa accade e cosa vediamo ogni giorno nei diversi talent garden. Il tema vero è che in Italia, rispetto ad altri ecosistemi, siamo pieni di gente brava. Siamo pieni di gente che ha voglia di fare, che ha idee, che ha le giuste energie anche per farlo. E spesso, no, l'immagine, questo è per chi l'ha visto il film dei Social Network, sulla storia un po' di come è stata creata Facebook, nel film, no, c'è questa idea della cosa, l'idea e del cambiare il mondo. Sì, è vero, c'è qualcuno che ce la fa, e forse Facebook, anche se non ce l'ha fatta, oggi non ce la sta più facendo con Facebook, di sicuro ce la sta facendo con Instagram, con WhatsApp, con tutto ciò che c'è intorno. Ma il tema vero è che il fare oggi una startup è forse uno dei migliori MBA che potete fare nella vita, perché l'esperienza che per quei mesi, anche se poi va a finire male, riuscirete a fare è incredibile. E oggi ci sono, sì, anche in Italia aziende di grande successo, questi sono forse nomi che qualcuno di voi conosce perché hanno fatto e sono diventate più di valutazioni più di un miliardo, comunque molto alte, no? E ce ne sono però in realtà tantissime altre che stanno andando bene, che stanno costruendo cose che vanno bene, ma purtroppo fare startup è che spesso, e fare una nuova impresa, soprattutto così, diciamo, competitiva, spesso soltanto 1 su 10 ce la fa, ma l'esperienza che porti avanti, che riesci a costruirti nel fare un'azienda, nel capire le problematiche, nel a 360 gradi capire che cosa vuol dire fare un'impresa, è una delle migliori possibilità per imparare. Ecco, allora, uno dei temi che noi vediamo sempre è che quando uno poi fa startup, lo fa soprattutto nel mondo del digitale, ha il sogno della Silicon Valley, no? Perché lì avviene tutto, perché lì un signore che si inventa un'applicazione per condividere delle fotografie come Instagram, nel giro di 2 anni riesce a guadagnare $1 miliardi. E lì, per esempio, c'è una grande responsabilità che come paese abbiamo e che voi dall'altra dovete avere nel momento in cui portate avanti i vostri progetti e le vostre attività. È il fatto del dire, cavolo, ma sì, ci sono delle cose che si possono fare solo in Silicon Valley, quando vi diranno che non è vero, non lo è assolutamente. Però il tema è che tante altre cose forse è molto più facile farle da qua. Perché quando le cose non funzionano, è molto più facile costruire opportunità sopra le quali risolverle. Allora, se io vado in Silicon Valley, e fidatevi che per una serie di motivi ci vado circa una volta ogni 2 o 3 mesi, vedi che le cose vanno 10 volte tutto più velocemente, no? E come spesso c'è un po' il sogno di Londra, di questi territori. Ed è vero, questo è bello, è stimolante, ma dall'altra è molto più difficile riuscircela a fare. Quando noi stiamo in un ecosistema, come quello italiano, come quello di tanti altri paesi europei, capiamo che in realtà il fatto che tante cose non funzionino è la grande opportunità del provare a metterle a posto. E noi siamo nati proprio dal dire, cavolo, noi stiamo sviluppando un nostro progetto, una nostra attività nel mondo del digitale, e ci rendiamo conto che intorno a noi manca un contesto, perché se vai in Silicon Valley tutti parlano di tecnologia, se vieni a Brescia al massimo guardano la Gazzetta dello Sport, che va benissimo, però diciamo non del tutto stimolante da un punto di vista lavorativo. Allora l'idea è stata dire, costruiamo un luogo fisico, dove il famoso giardino, dove le persone di talento che si occupano di digitale possono condividere una scrivania, una banale condivisione in un coworking della propria scrivania, ma con l'idea in realtà dello stare insieme, del contaminarsi, del lavorare insieme, perché quel lavorare insieme fa sì che quando hai un'idea nuova, quando vuoi costruire e vuoi confrontarti con gli altri, a qualche metro di distanza hai un designer, hai un developer, hai una persona che può aiutarti a sviluppare il tuo progetto. E questo era fatto da un luogo bello, perché se devi essere ispirato, se devi avere voglia di andare a lavoro, anche la qualità di ciò che ti è intorno è fondamentale. È un luogo dove avvengono cose. Ogni giorno, nei talent garden, calcolate che ormai avvengono più di 1000 eventi ogni anno. Cose dal piccolo meetup, come uno dei più belli che ho scoperto oggi, che è Spec & Tech. mi sono trovato. Complimenti, ragazzi. Noi, però, essendo bresciani, ci eravamo inventati pane, web e salame, che comunque, diciamo, c'è competizione, possiamo vincere la battaglia. Avvengono ogni giorno cose perché proprio l'obiettivo è riuscire a collaborare, a creare sinergie, no? Al capire come il metodo migliore per imparare oggi è stimolarsi con gli altri.
ma soprattutto dove ci sono persone di talento. Oggi nei diversi Talent Garden ci sono più di 3.500 persone che sono state selezionate perché stanno portando avanti progetti di startup, perché sono liberi professionisti, perché sono team di imprese tradizionali che vengono a basarsi all'interno di Talent Garden. E la vera sfida è questo concetto di contaminazione, questo concetto che da soli non si va da nessuna parte. E se ci pensate, non abbiamo inventato assolutamente nulla. Non voglio fare una lezione di storia, ma se guardiamo la storia del nostro paese, dalle corti con i mecenati, o guardiamo i caffè letterari, no? A seconda delle epoche, i distretti industriali di qualche centinaio di anni fa, sempre nella storia c'è stato bisogno del mettere insieme le persone migliori e dargli un luogo dove queste potessero confrontarsi, dove queste potessero stimolarsi l'un l'altro e dove persone di uno stesso settore si potessero conoscere. Talent Garden ha provato a fare esattamente questo, ma l'ha provato a fare nel mondo del digitale, dove non serviva di fatto una condivisione di un capannone, ma bastava il condividere un desk tra persone di talento, perché il contesto intorno a te purtroppo fa tantissimo. Tu puoi essere bravo quanto vuoi, ma se il contesto intorno a te non ti spinge, non ti accelera, non vai da nessuna parte. Ecco, la seconda lezione fondamentale che abbiamo capito è proprio questa: collaborare con gli altri. Spesso quando qualcuno ha un'idea, no? Viene da me e mi dice: no, io ho un'idea, però capito che non posso dirtela, no? Posso dirla sì a te, ma non posso dirla agli altri, perché sennò gli altri mi rubano l'idea. Il tema è che l'idea non vale nulla. L'idea cos'è? Di costruire un luogo, metterci quattro scrivanie carine e provare ad affittarlo. No, il problema è il collaborare con gli altri, perché il collaborare è l'unico modo per migliorarsi. E sì, tu puoi imparare. Sì, puoi fare un corso e ci sono delle persone che ti insegnano su delle slide delle cose, ma il valore vero è l'esperienza che fate ogni giorno in classe tra voi studenti. È l'esperienza con il professore nei momenti in cui gli chiedete una domanda e altra, il confronto continuo. E la cosa unica e fondamentale quando avete un'idea è dirla a tutti, dirla il più possibile, perché ogni volta che vi confrontate con gli altri riuscite a migliorarla, riuscite a portarla avanti. La vostra capacità non è tanto dell'aver avuto l'idea, ma del portarla avanti il più velocemente possibile, renderla realtà. E soltanto collaborando si può riuscire a farcela. Questa cosa, come vi dicevo, ha nel frattempo sparsa in tutta Europa. Siamo partiti da Brescia, ma nel mentre persone diverse in altri territori ci hanno detto: ma perché non la portiamo anche a Bergamo? Che per un bresciano non è facile, lo dico subito. Ma la seconda città dopo Brescia è stata Bergamo, poi è arrivata a Padova, poi a Torino, poi a Milano, e oggi è in 23 diverse città in 8 paesi europei. E oggi la più grande rete di spazi di coworking dedicata all'innovazione digitale, la più grande scuola di formazione sui temi del digitale in Europa. Il tema è che siamo partiti 5, ormai sono 6 anni fa quasi, il tempo passa, ma la cosa bella è che questa è la parte bella, no, del progetto, quella in cui dici: cavolo, sei partito da Brescia, sì, ce l'hai fatta. Questa però invece è una slide con tutti i progetti nei quali abbiamo falliti. Abbiamo un certo giorno partecipato a un concorso, il comune di New York, eravamo soltanto a Brescia e a Bergamo, e il comune di New York seleziona dei progetti per innovare Lower Manhattan. Dopo post Torri Gemelle, grande concorso internazionale, capiamo come innovare Lower Manhattan, tutta la parte a sud di New York. E allora noi applichiamo, cavolo, facciamo un video, facciamo una cosa, ci selezionano. Diventiamo uno dei 5 progetti più interessanti per innovare New York. Tu sei partito da Brescia e tu dici: cavolo, il comune di New York, in una cerimonia col sindaco Michael Bloomberg a New York, e ti selezionano e ti diamo $250,000 per aprire a New York. Non vi lascia stare la quantità di festeggiamenti che puoi aver fatto, no? Dall'altra ti rendi conto che è un passo molto più lungo della gamba e che la cosa non può funzionare, perché $250,000 con cui a Brescia ne apri 12 di Talent Garden, a New York non ne apri neanche uno. E quindi ci schiantiamo, annunciamo, lanciamo una campagna di crowdfunding nel 2013, diciamo non era proprio sviluppato come oggi, raccogliamo
25.000 euro, che era un record di mercato. 25.000 più 250.000, non arriviamo neanche a aprire la porta. E così sono una serie di progetti che nel tempo ci siamo inventati, no? Cose in cui abbiamo provato a lanciare a Barcellona, in realtà abbiamo lanciato 2 anni dopo perché abbiamo continuato a sbagliare il campus e non riuscivamo mai a trovare lo spazio giusto, e così tanti altri. La terza cosa, infatti, il feedback, la cosa che vi voglio lasciare, è il concetto di fallimento. Cioè, è facile, no? È dire sì, è bello, no, si fallisce, perché se non riesci a fallire, se non sbagli qualcosa durante il percorso, probabilmente perché non stai andando abbastanza veloce. È perché soltanto pensando che puoi fallire, puoi vincere. Per imparare, devi sbagliare. Non puoi pensare che se non continui a sperimentare, non provi cose nuove, possa funzionare. Nel mondo delle startup questo è diventato la base della metodologia di lavoro: essere molto veloce, riuscire continuamente a testare delle idee per trasformarle in qualcosa di pratico. E questa cosa è diventata una metodologia, diciamo, si chiama Lean, ma proprio perché in realtà viene in realtà da Toyota, già è stata un po' ripresa dal mondo delle startup, ma che in realtà dice continua a fare, continua a sperimentare. Quando voi affronterete il mercato del lavoro, la cosa è che farete la prima esperienza lavorativa e probabilmente andrà anche molto male. E allora il rischio è che, ah cavolo, disastro, ma devo rimanerci qua tutta la vita. No, fa parte del gioco, provate 10 esperienze diverse lavorative. Provandone 10, probabilmente poi capirete molto di più cosa vi piace fare, piuttosto che leggendo qualsiasi articolo o chiedendo qualsiasi consiglio. Testare nella vita è il modo migliore per scoprire cosa ci piace, sapendo che fallire non è la cosa più bella da fare, ma fa parte del gioco, non c'è nulla di male. Noi siamo una cultura che dice è brutto il fallimento, ma il fallimento va benissimo se è parte dell'apprendimento. Quarto tema che abbiamo capito è che da solo non vai da nessuna parte. Francesco lo diceva prima, Talent Garden oggi è un'idea che è partita senza dubbio da me, 4 anni, era il 2012, quindi un po' di più di anni fa, ma che in realtà non sarebbe andata da nessuna parte se non fosse riuscita intorno a sé ad aggregare persone di valore. Allora il tema è che qualsiasi idea, qualsiasi progetto, qualsiasi cosa, questa è una scritta che abbiamo all'interno di tutti i Talent Garden, se non la fate insieme agli altri, non andate da nessuna parte. Oggi il vero competitor di qualsiasi nostro progetto non è a Trento, non è a Brescia, non è a Bergamo. Purtroppo sta in Cina e spesso ha 100 volte le nostre risorse. Il mondo del coworking, che è dove noi lavoriamo, noi siamo una società che qualche settimana fa ha annunciato di aver raccolto un ulteriore round di finanziamento, arrivando in totale a raccogliere più quasi 60 milioni di euro, che è una cifra enorme per il mercato italiano, no? Il nostro principale competitor è un'azienda americana che è nata 1 anno e mezzo prima di noi e che ha raccolto 11 miliardi di dollari. Capitalizza anche quelle 400 volte di più. Ma sono nati 1 anno e mezzo prima di noi. Un pochino nascere a New York e nascere a Brescia cambia, non ce n'è. L'ecosistema intorno cambia. Ma il tema vero è la velocità, è la capacità del fare sistema, è la capacità del dire, cavolo, quelli che sono intorno a me, quelli che fanno cose simili a me in Italia, non sono dei competitor. Sono persone con le quali dobbiamo lavorare insieme per accelerare l'ecosistema, perché se l'ecosistema cresce, miglioriamo tutti. Allora, nella nostra cultura è così, no? Europa, Italia, Stati Uniti. Quello che è successo negli ultimi 4 anni, e in questo il digitale ancora lo sta cavalcando ancora di più, è cosa sta succedendo nel nostro settore. Vi riporto l'esempio con la Cina. Mondo del coworking, nasce WeWork, cominciano a nascere una serie di player a livello europeo, arrivano dei cinesi che 2 anni fa fondano una startup che si chiama Uncommune, che nel giro di 2 anni oggi capitalizza 3 miliardi di dollari. Perché? Perché il loro obiettivo è andare contro gli Stati Uniti. Oggi tutta la tecnologia che c'è e che comincia ad arrivare nelle nostre tasche non è più americana, è asiatica, è cinese. Ieri in un convegno sull'artificial intelligence, a proposito di artificial intelligence, in cui ha aperto un importante esponente del governo, e il tema è stato: oggi gli Stati Uniti ogni anno fanno 200 brevetti l'anno sull'artificial intelligence.
La Cina soltanto 30. Nei prossimi 3 anni dobbiamo arrivare a farne 1000. Ma il 1000 era considerato perché vogliamo fare 5 volte gli Stati Uniti, non per altri motivi. C'era ieri una bellissima pagina sul Corriere che parlava di questa applicazione che si chiama TikTok, che magari qualcuno come a Target. Chi l'ha mai sentita? Non chi l'ha letta sul giornale, ma chi la utilizza. È un'applicazione fantastica. Sapete dove è stata inventata? In Cina. Allora, la sfida vera è che il nostro competitor, qualsiasi sia il nostro lavoro domani, non nasce negli Stati Uniti, non nasce in Europa, ma nasce spesso in Cina. Allora, chi è intorno a noi diventa una persona con la quale collaborare, diventa che il nostro mercato, qualsiasi sia la nostra idea, qualsiasi sia la nostra carriera lavorativa, deve essere almeno europeo. O pensiamo globale, con quel famoso pensare e andare internazionale di un progetto, di un'idea, di un business, di qualsiasi cosa, o non abbiamo più la massa critica per riuscire a farcela, perché parliamo di essere in competizione con paesi che hanno 1 miliardo e più di persone. E proprio su questo ci siamo resi conto che il grosso delle persone in Talent Garden spesso non aveva imparato il proprio lavoro sui banchi di scuola, perché è un settore talmente veloce che serviva a pensare in modo diverso. E così 3 anni e mezzo fa, più o meno, abbiamo provato a lanciare una scuola di formazione professionale. Perché? Perché ci siamo resi conto che la fortuna del nostro paese, nel mondo industriale, è stata che le scuole di formazione professionale formavano le persone sulle nuove, sulle professioni più tradizionali, no? Sul mondo industriale. E nel mondo digitale non esisteva ancora niente, perché non tutti devono fare per forza l'università. L'università è per chi davvero vuole costruire un proprio percorso di un certo tipo, ma ci sono anche, ed è assolutamente bello, fare percorsi di tutti i tipi. Noi ci siamo inventati l'idea di aver portato, e sono molto felice che oggi ci sia qua una persona che l'ha fatto, che è stata nella prima edizione del nostro percorso, che si chiamava Codemaster. Noi abbiamo portato agli Stati Uniti una cosa che in 12 settimane di tempo forma le persone che hanno passione per il mondo del digitale a diventare degli esperti dei web developer. Una professione che oggi è richiesta in tutto il mondo, in cui qualsiasi cosa noi utilizziamo a livello digitale ha dietro qualcuno che l'ha sviluppata. Oggi ci sono migliaia, l'Unione Europea stima in quasi di 1 milione di posti di lavoro nel mondo del digitale in Europa nei prossimi 5 anni, necessari. E il tema vero è che ancora formiamo troppo poco, lo vedevamo prima. Noi oggi abbiamo lanciato un corso di coding in 12 settimane, dove ti formiamo da zero a web developer. Facciamo la stessa cosa sul mondo dei dati, sul mondo della user experience, della trasformazione digitale. Oggi siamo arrivati ogni anno solo in Italia a formare 1500 persone sulle nuove professioni del digitale, costruendo un percorso molto breve, professionalizzante, per tutti coloro che vogliono costruirsi una carriera professionale all'interno del mercato del digitale, perché magari hanno già fatto l'università, perché magari non hanno voglia di fare l'università e vogliono formarsi su cose molto specifiche, molto concrete. Ecco, quello che abbiamo capito, che in generale è un po' l'impatto che dobbiamo avere come aziende, ma dobbiamo avere soprattutto come persone, è che la tecnologia cambierà noi stessi, tutto ciò che c'è intorno, moltissimo nei prossimi anni. Ma il tema vero è che se noi la tecnologia non la decidiamo, soprattutto per coloro di voi che vogliono andare a fare un lavoro in cui la tecnologia diventa la chiave, se non siamo noi a decidere cosa la tecnologia diventerà e non esserne soltanto gestiti, capire che sì, le applicazioni sono uno strumento per connetterci tra di noi, ma le applicazioni possono anche essere costruite e vogliamo costruire quella che sia un concetto di rapporto tra uomo e macchina sano, che mette l'uomo al centro e non la tecnologia al centro, perché le potenzialità del digitale sono anche i rischi del digitale, e pensiamo che l'ecosistema intorno a noi sia più importante di noi stessi. Credo che questo è un tema che dobbiamo avere come individui, come aziende, come persone che stanno cercando un proprio lavoro, e il dire non solo voglio fare qualcosa, voglio guadagnare dei soldi, ma penso che devo costruire un ecosistema intorno a me, devo costruire un qualcosa di positivo che la tecnologia possa impattare, perché sennò il rischio è che la tecnologia ci vada a distruggere. Credo che però il tema vero sia tornare al concetto della condivisione, tornare al concetto del dire costruiamoci il proprio futuro, il nostro futuro, seguiamo le nostre passioni
e proviamo davvero a capire come unire le passioni, il mercato che cambia, non seguendo ciò che ci viene detto, ma costruendo quello che vogliamo vedere in futuro. Grazie. Chiedo a Francesco Profumo di raggiungermi sul palco e anche al rettore dell'università Paolo Collini. E allora, ce li abbiamo tutti qua. Da un lato l'università, da un lato la ricerca e in mezzo uno che manco si è laureato. Pier, giusto Davide, ne parlavamo poco fa, dietro le quinte, dicevamo ma alla fine Davide Dattoli non è neanche laureato, come facciamo? O torni a Trento e Collini ti dà delle proposte che manco te le immagini, oppure vieni a fare ricerca in fondazione. Che si fa? Ma credo che oggi non esista una risposta giusta e non è neanche il messaggio del dire non bisogna laurearsi, anzi l'opposto. Il tema è che bisogna formarsi continuamente e bisogna cominciare a pensare, che è un po' anche forse il motto di quest'anno, che purtroppo qualsiasi sia il tempo, la modalità con la quale ti formi, devi tornarci varie volte nella vita, perché varie volte nella vita cambierà il tuo lavoro. E quindi diventa fondamentale ripensare anche il tema dell'università, non come luogo dove dici ah che bello, magari per qualcuno di voi che alla fine delle superiori dice no, adesso si rinizia, no, sull'università, ma del dire va bene, ci vado ma poi ci torno, non è semplicemente il luogo dove vado una volta nella vita. Ok, io volevo sì facciamolo spontaneo di fatto. Questo dovrebbe essere un momento libero in cui ci attendiamo ovviamente delle domande e delle curiosità anche da parte vostra. Io faccio delle imbeccate così, però chiaramente alzate la mano, no? E sentitevi liberi di intervenire. Su questo, Collini, perché di fatto l'università crea tanti talenti, soprattutto qui anche nella nostra regione, con un'eccellenza nazionale non solo. E Davide ha parlato chiaramente di fare impresa, che sembra una cosa che non sempre è così semplice creare a livello culturale nelle università, no? Questi studenti ce l'hanno o non ce l'hanno un po' l'idea dell'impresa, di cominciare poi quando sono fuori un percorso da cosiddetto imprenditore? Beh, intanto grazie per l'occasione e grazie a Davide soprattutto per la splendida avventura che ci ha raccontato e per le cose che ci ha detto. L'università è un posto composito e ha una missione in evoluzione, e non c'è nessun dubbio che anche la tecnologia e ciò che sta succedendo nel mondo cambierà sempre di più il modo in cui l'università affronta il tema della formazione. L'università è anche un grande luogo di ricerca scientifica e di ricerca in generale, ma è un grande luogo di formazione, la sua caratteristica di mettere assieme queste due cose. E quindi questo cambierà sicuramente, oggi sta già cambiando, però ecco, io non credo che noi dobbiamo pensare che necessariamente tutto debba essere orientato in qualche modo a un fare impresa come imprenditori, perché intanto perché la società è una cosa molto complessa, è molto vasta e ci sono tante cose, tante funzioni, tanti ruoli che le persone possono svolgere con grande impegno e grandissima soddisfazione, che non sono necessariamente quello che intendiamo fare impresa. Però non c'è nessun dubbio che oggi la autoimprenditorialità, cioè la capacità di costruirsi un po' di più il futuro, rappresenta una prospettiva sempre più interessante e sempre più importante per i giovani e le giovani. Davide ha detto una cosa che io condivido pienamente. Il nostro paese è un paese molto fortunato dal punto di vista della qualità delle persone che ha, delle persone giovani che hanno voglia di fare, che hanno uno straordinario entusiasmo. Può darsi che esista questa leggenda che noi ci raccontiamo del genio italico, non lo so, però io vedo delle generazioni di ragazzi e ragazze che hanno una grandissima voglia di fare, hanno tantissime idee, hanno grande voglia di mettersi in gioco. Lo diceva Francesco Profumo prima, forse noi non riusciamo a dare a loro delle risposte adeguate e loro giustamente cercano le loro strade anche fuori. Però credo che questo sia importante per far sì che questo ruolo dell'autocostruzione del proprio futuro, diventando imprenditori di se stessi, poi diventare imprenditori vuol dire fondare un'impresa, ma vuol dire anche avere uno spirito imprenditoriale dentro un'organizzazione in cui si lavora, perché vuol dire essere proattivi, essere innovatori, che sono cose fondamentali e che le organizzazioni apprezzano tantissimo e devono apprezzare sempre di più. Credo che questo si possa fare molto bene, cioè, naturalmente bisogna farlo cercando di fare le cose che Davide un po' raccontava, cioè di fare in modo che le persone lavorino sempre di più assieme, che abbiano una capacità di rendere ciò che loro sanno utile non a se stessi ma al gruppo, perché le conoscenze specialistiche
non vanno molto lontano se rimangono specialisti, che devono contestualizzarsi, devono connettersi ad altri saperi, e quindi anche il ruolo dell'università come grande luogo di formazione diventa sempre di più un luogo dove la formazione è sempre meno addestramento, è sempre meno istruzione, perché in fondo le conoscenze, le informazioni sono disponibili in tanti modi, non solo attraverso i libri, attraverso lo studio, ma diventa sempre più un luogo di crescita personale dove si sviluppano delle capacità, che sono capacità di usare i saperi di cui si dispone, ma sono capacità anche di saperli usare nei contesti in cui si lavora con gli altri, lavorando in gruppo, sapendo innovare e avendo in mente che il proprio ruolo è sempre di più quello di connettersi agli altri, di cooperare con gli altri e non di competere con gli altri, e di saper far sì che tutto questo si trasformi in processi di innovazione, qualsiasi cosa una persona sappia. Questo come lo si deve fare? Beh, lo si deve fare, ovviamente bisognerebbe fare una rivoluzione, che non si fa mai un giorno, tantomeno nelle università, che sono luoghi abbastanza tradizionali, ma vuol dire cambiare molto il modello formativo, vuol dire mettere sempre di più assieme studenti di discipline diverse, farli lavorare assieme, come un po' cerchiamo di fare, anche con risultati molto, di cui siamo molto contenti nel nostro Contamination Lab, cioè in questi luoghi di co-working, che sono luoghi di co-working della formazione, ecco, non dedicati magari a sviluppare un'impresa, anche se molte volte poi le idee che vengono lì sono idee di impresa e idee di innovazione che possono andare a fare davvero qualche cosa. Grazie, perché di fatto si sono toccati, giusto l'applauso, due argomenti fondamentali probabilmente, no? Uno è chiaramente legato ai fondi, l'innovazione ha bisogno di energia, di sostegno, eccetera, ed è un dato molto recente il fatto che si sia fondato il Fondo Nazionale dell'Innovazione con un investimento pare di 1 miliardo di euro, no? A quanto pare. Dopodiché il governo lancia un programma di sostegno, quindi l'attivazione dei voucher per la trasformazione digitale. In questo abbiamo come dire, degli esempi anche a livello europeo molto tangibili, molto concreti. Profumo. Sì, tanto non so se funziona. Funziona? Sì. È chiaro che il tema che è stato posto è un tema che non ha ancora una vera e propria soluzione, nel senso che ci sono dei laboratori in giro per il mondo, ma vorrei parlarvi di due cose diverse. Il primo è un laboratorio sul tema dell'educazione pensata per la vita. Io, nelle poche parole che ho detto inizialmente, l'ho buttato un po' lì. Ma l'ho buttata lì perché c'è un grande laboratorio che è la Danimarca, e la Danimarca ha deciso da qualche anno che quando nasce un bambino o una bambina, accanto alla identità, cioè quindi il suo codice fiscale, il suo nome, cognome, all'identità digitale, c'è anche un insieme di voucher per l'educazione per la vita. E questi vengono messi nello zainetto di questa bambina o di questo bambino. E naturalmente poi li può utilizzare come decide, nel senso che può andare a scuola per un certo periodo, poi fa altre cose, poi ritorna a scuola, poi può partecipare con sue risorse personali in aggiunta, possono esserci altri soggetti. In fondo, anche il modello che ci ha raccontato Davide, il suo personale, lui è andato a scuola un certo periodo, adesso lavora, probabilmente poi tra qualche anno lui tornerà a scuola, io ne sono quasi certo. E in fondo quella matrice che lui ci ha presentato con quelle offerte formative, avete visto, sono proprio in quella direzione, no? Nel senso che veramente alla nostra vita corrisponde un modello di educazione della persona. Beh, pensate un po', noi ad ogni bambino che nasce mettiamo una quota di debito nello zainetto della vita. Un paese come la Danimarca mette il più grande investimento che ci può essere, cioè l'educazione della persona, il potergli dare delle risorse per poter andare a scuola nelle forme anche diverse e quindi poter fare un'operazione. I nostri genitori pensavano che l'investimento per i figli dovesse essere il mattone, comprare un alloggio in modo da dargli una rendita futura. Oggi io sono più che convinto che piuttosto che investire nel mattone è meglio
ed è molto più utile investire nell'educazione dei propri figli. Questo è il vero valore che dobbiamo dare a questa nostra società. Tra l'altro è un tema di un valore enorme, proprio anche come messaggio, il valore di poter investire nella cosa più importante che uno ha, che è la conoscenza. Quindi questo mi sembra un bel tema sul tema dei voucher. Sul tema del finanziamento, intanto vorrei sgombrare un elemento. Si dice che i finanziamenti per l'innovazione debbono essere tutti privati. Guardate, questo non è assolutamente vero. Se voi andate nelle grandi aree in cui ci sono grandi investimenti, pensate alla Silicon Valley, ma pensate Londra, pensate Berlino, è ormai abbastanza chiaro che nella fase iniziale, quindi quando l'idea sta nascendo, perché poi ci siano degli investitori che sono interessati ad intervenire, in fondo la finanza va dove c'è conoscenza, dove c'è conoscenza matura. Ebbene, la prima fase dell'investimento, quello che si chiama proof of concept, quello che è la valle della morte, è investimento pubblico. Questo deve essere ben chiaro. Quello è il vero attivatore di tutto questo processo. Dopodiché, naturalmente, quando la conoscenza diventa più matura, quella che si chiama nell'early stage, poi quello che si chiama nel venture capital, e poi quando le cose diventano mature, cioè nella fase di equity, allora lì ci sono gli interventi privati. E quindi questo modello di questo grande fondo dovrebbe essere un po' indirizzato in questa direzione. Pensare che intanto non è un contenitore unico, ma è un insieme di contenitori che hanno delle caratteristiche diverse in termini naturalmente di entità di finanziamento e di rischio rispetto al finanziamento, e quindi della possibilità di poter avere un ritorno al finanziamento, ed è estremamente importante che ci sia anche un arco di tempo sufficiente. Non è che il risultato avvenga domani mattina. I tempi di ritorno di questi investimenti sono lunghi, e quindi è necessario un progetto, ed è necessario ancora avere persone competenti che facciano questo tipo di lavoro. E c'è un mix, ecco il tema del team, del tema della collaborazione, di competenze che sono tra di loro molto diverse, ma che sono alla base del successo dell'innovazione. Grazie. Davide, allora, prima hai citato Speck & Tech, ma è una delle 157 startup. Questi sono i dati che ho, in realtà magari sono di più o di meno, però sono tante, no? Una proporzione interessante per il nostro territorio che è piccolo. Quante startup ci sono in sala? O comunque, ok, siete voi, qualcuno in più? Sì, esatto. Avete delle curiosità? Perché io ne ho tante, in realtà c'è il mix di questa ricetta, no? Qual è stata? Se facciamo un percorso un po' veloce della tua storia, ti ricordi quali sono stati i momenti chiave o dove sono state proprio le rotture di scatole che dici, Madonna, se tornassi indietro non lo rifarei più? Diciamo che sulla parte di rotture potremmo stare qua fino a domani mattina, quindi magari non mi soffermo. Diciamo che il tema vero secondo me è stato senza dubbio il tema del trovare un prodotto che ha un senso, cioè quel famoso product market fit, che diventa in realtà il dire ok, la mia idea ha un mercato e c'è un mercato abbastanza grande, diventa il tema fondamentale. Noi l'abbiamo avuto in vari stadi, la prima volta che abbiamo aperto il primo campus a Brescia e vedere che si riempiva, la prima volta che poi abbiamo aperto il primo campus a Milano e vedere che era 10 volte più grande eppure riusciva comunque a contenere le persone, forse anche la prima apertura internazionale quando abbiamo capito che il modello non funzionava solo a Brescia, solo a Milano, ma anche in giro per l'Europa, che oggi è la nostra grande sfida, portare Talent Garden in giro per tutta l'Europa. La seconda è in realtà una cosa quotidiana ed è la sfida del portare a bordo le persone migliori. Cioè, purtroppo, secondo me se ne parla troppo poco, ma l'unico motivo per cui Talent Garden andrà bene o non andrà bene in futuro sarà per la nostra capacità di attrarre persone di talento molto più brave di noi, che riusciranno a portarci
forse noi oggi siamo nella fase da 10 a 100, no? Cioè c'è la fase da 0 a 1 dove devi soltanto concepire l'idea, da 1 a 10 dove devi trasformarla in qualcosa, in un'azienda, in qualcosa di concreto. Oggi noi siamo da 10 a 100 dove dobbiamo davvero scalarla e trasformarla in una cosa almeno europea. E lì l'unica cosa che fa la differenza sono l'attrarre le persone, portare dentro persone diverse. Oggi Talent Garden è un team di più di 150 persone che ci lavorano full time, incredibile, ed è il grande valore di Talent Garden oggi. Il tema giusto è senza dubbio anche trovare le persone giuste che ti riescono a supportare, che ti danno la struttura finanziaria, di capitale, di solidità, di aiuto che ti serve poi per potercela fare. Lì riuscire a collaborare con le persone giuste fa la differenza, riuscire a far sì che chi investe nella tua idea all'inizio, chi ti aiuta poi nel percorso, chi sono un po' quel famoso network relazionale di cui parlavamo prima, diventa fondamentale. Perché puoi essere, avere il miglior prodotto del mondo, devi avere il miglior team del mondo, ma poi devi essere anche bravo a costruire intorno un certo tipo di credibilità, del portare le persone giuste che riescano a supportarti, perché sennò da solo non vai da nessuna parte. Senti, posso fargli una domanda? Sì, una curiosità, volevo sapere se i colloqui li fai tutti tu. Non più, ma tutti gli onboarding, cioè tutti i primi giorni di lavoro di qualsiasi persona entra in tag, fino a che riesco sono con me almeno una mattina. Quindi sei sempre con... lunedì sì, lunedì no, faccio una media di 10 nuove persone ogni due settimane che iniziano a lavorare in tag, ed è secondo me il momento più importante, perché è il momento in cui riesci a conoscere le persone che hanno deciso di scommettere su di te, perché non siamo noi ad assumerle, ma sono loro che decidono del dire sì, ho voglia del venire a lavorare in un'azienda come Talent Garden. E ti faccio un'altra domanda, dal punto di vista strategico, se esiste la strategia, in questo senso un po' sì, però ci vuole anche fiuto, no? E un po' di sesto senso. Quando si parla con le persone c'è quel legame empatico, quella cosa che deve scattare, no? Come quando ci si innamora, in un certo senso. Conta. Ci passi spesso molte più ore che con la tua fidanzata. Bravissimo. E allora è proprio questo il punto, perché come ci si prepara? Perché di fatto anche questo oggi diventa determinante per il buon successo, no? Cioè riuscire a parlare con Davide Dattoli e dire yes, ce l'ho fatta, anche per non solo l'entusiasmo che passo, o le skill, o le soft skill, se vogliamo parlare di qualcosa che conta magari di più oggi. Ma quelle famose soft skills, se posso aggiungermi, anche perché era il discorso che parlava in realtà Francesco prima, io non ho finito l'università, ma nelle ultime dall'inizio fino a ancora oggi, anche fino a quest'estate, ogni estate mi faccio un corso di formazione specifico. Quest'anno ho avuto la fortuna dell'arrivare a Stanford, l'anno scorso ho avuto la fortuna di Harvard, ma in realtà gli anni primi erano corsi, diciamo, anche molto professionali, che ho sempre cercato di fare fin dalle superiori, perché sono il vero valore aggiunto. Percorsi brevi che ti aiutino magari a diventare bravo su una singola cosa, era il regalo durante le superiori, oggi ho la fortuna del potermelo permettere, ma di sicuro quello che ti dà la spinta in più e che ti permette di avere le competenze giuste che ti servono. Complimenti. Senti, io credo che ci sia in questo tuo percorso un momento che è topico. Chi è la prima persona che ti ha dato fiducia e che, pur tu non avendo ancora niente in mano, avevi delle buone idee, avevi un buon modo di presentarti, avevi un buon... che ti ha dato fiducia e che ti ha dato quelle risorse per poter far partire l'iniziativa? Guardate, questo è veramente il momento più importante. In molti casi è la famiglia, in altri casi adesso la sua cosa non la so in particolare, ma credo che questo sia uno dei grandi insegnamenti che ci può dare oggi Davide. Ma è una bellissima storia, non ce ne avevamo mai in realtà parlato, ma io quando avevo la prima idea all'inizio, ovviamente tu arrivi, avevo 21 anni, quindi hai tutta l'energia, la carica che puoi avere, ma di sicuro l'esperienza è una cosa che ti manca, no? E allora vado ancora nel raccontarla a tutti, ero ad un meetup che stava venendo a Brescia, che non mi ricordo come si chiama, ma ce la potrei fare. Comunque incontro questa persona che mi viene presentata da un amico, che è una persona di 70 anni, che aveva fatto l'imprenditore di pentole, a Brescia facciamo pentole o tondino, quindi non è che possiamo andare molto diversamente, e che dopo nel 94 aveva scoperto Inter, si era innamorato e aveva fondato una società a Brescia. Guarda, dice, non ho capito che cosa mi hai detto, non ho capito questa idea del co-working o come l'hai chiamata, ma mi piace quello che stai facendo, io ci credo. E da lì
per esempio, la cosa che mi ha insegnato forse più di tutte è che mi ha detto: io ci credo. E allora quando tu hai 21 anni e l'altra ne ha 70, ovviamente la cosa è: ah, ok, perfetto, ci metterai i capitali di cui ho bisogno, perché ovviamente non ho neanche uno. E la cosa che mi ha detto: io ci metterò ogni volta un euro, ogni volta che tu ne metterai un euro. Ed è stata la più grande lezione della mia vita, perché tu ovviamente vai lì e dici: cavolo, ma come, tu hai 70 anni, io 20, cioè dammi quelle risorse che non ho. No, ma in realtà quel trovarti la persona che ti dice: ci credo, ti aiuto e faccio. E così nel tempo ci sono state persone per ogni stadio forse di crescita di Talent Garden che in qualche momento hanno detto: ci credo, magari anche con qualche risorsa in più, ma che ti danno quella spinta e quell'energia per andare avanti, perché ancora da solo non vai da nessuna parte. Questo signore è venuto qualche settimana fa a Torino. A Torino c'è, come a Trento, questa cosa meravigliosa con Piero Angela che si chiama Creare il Futuro, e ci ha raccontato questa storia. Ci ha raccontato come, quando vi siete incontrati, avete trovato quella cosa che è importantissima. Si sono guardati negli occhi e c'era fiducia. E quindi lì è nata questa cosa. Non vi dico, i ragazzi, c'erano tantissimi ragazzi come qua, quanto hanno capito e quanto hanno apprezzato questa cosa, perché se quel signore lì probabilmente non ti avesse fatto questa cosa, oggi forse la storia sarebbe un po' diversa. Assolutamente sì, noi siamo, secondo me, diventiamo le persone che incontriamo, e quindi serve un po' di fortuna, ma serve anche tanta capacità di aprirsi e di aver voglia di scoprire chi abbiamo davanti. È detta noi trentini e tanta roba. Ragazzi, c'è spazio per qualche domanda. Eccola. Ciao, grazie per l'intervento. Una cosa che mi sono chiesto è: il vostro modello di business fondamentalmente è abbastanza simile a quello magari di H-Farm o di Impact Hub o di comunque Working Space, che offrono anche eventualmente Innovation School, corsi di aggiornamento e tutti gli eventi on top. E cos'è che ha permesso a voi di scalare così tanto? Qual è stata la differenza? Anche magari un fattore personale che comunque vi ha permesso di differenziarvi da loro, insomma. Grazie. Credo che la vera differenza, quando dicevo prima di idee buone, ce ne sono varie, ci sono persone che lo fanno con o diversi obiettivi, diverse cose. Noi siamo partiti da Brescia e mi sono reso conto che in realtà volevo rimanere a Brescia, ma dall'altra non potevo costruire la mia idea soltanto su un territorio, e quindi dovevo far parte di una rete globale. La nostra sfida è stata poi nella capacità di execution, dove non abbiamo ancora vinto, sono molto sincero, perché la grande sfida oggi è che probabilmente in Italia siamo riusciti a costruire un player che di fatto oggi è leader nel nostro mercato, ma la sfida europea è ancora molto più competitiva. Ma la vera differenza la fa soltanto la capacità dell'ancora attrarre le persone giuste, avere un buon mercato davanti, ma poi far sì che corri abbastanza veloce per riuscire a farcela. Perché purtroppo di persone che sono partite con un co-working a Brescia, a Verona o persone in Cina ce n'erano tantissime nel nostro stesso momento. La capacità del dire: voglio scalare, penso in grande, porto a bordo le persone migliori, diventa il vantaggio competitivo. Altri? Sì, grazie. Allora direi una battuta a testa, andiamo verso la conclusione, così possiamo andare ad assaggiarlo questo speck. Presidente, vuole concludere lei con una battuta, con un augurio sicuramente per tutti i ragazzi che sono in sala, e magari per Davide, perché siamo certi che inventerà qualcos'altro nel frattempo. Beh, questa mattina abbiamo chiesto quanti erano gli start-up per qua e abbiamo visto poche mani. Io credo che dopo quello che abbiamo sentito oggi, in fondo abbiamo creato una linea di fiducia. Una fiducia che anche un giovane naturalmente bravo, bravissimo, può farcela. E credo che questo sia il vero messaggio di oggi. Ragazzi, non pensate che tutto sia negativo. Intanto avete una lunga vita davanti, questo è importante, ma se vi impegnate, se siete capaci di imparare ad imparare e anche dai vostri errori, avete certamente una grande possibilità. E Davide Dattoli è l'esempio che ce la potete fare. Grazie.
Rettore, lei vuole aggiungere qualcosa? Non temiamo modelli formativi tra università e quello che in realtà propone, come dire, Talent Garden, perché effettivamente sono proprio tante le cose che propongono questi giardini, e quindi di fatto che dire, cioè, qua a Trento quando ce lo apri un garden? Speriamo presto. Speriamo presto. Diciamo che siamo qua pronti. Esatto, a questo punto vi ringraziamo per essere stati presenti in questa bella giornata. Ci vedremo il prossimo anno e ancora un grande applauso a Davide Dattoli. Grazie mille. Grazie Davide. Grazie mille. Grazie.